nell'ebraismo la tematica ambientale è una tematica molto antica. Ecco, vi racconto una storia che è riportata nel Talmud e che ha come protagonista un grande maestro che era Rav Unna, e il quale invita il proprio figlio ad andare a ascoltare la lezione di un altro Rav, Rav Chisda, che era un giovane brillante rabbino che si trovava nei pressi e di cui tutti dicevano un gran bene. Invitava il figlio di andarlo a sentire, avevi questa occasione di ascoltare un grande maestro. E dopo un po' il padre chiede al figlio come siano andate queste lezioni che Rav Chisda teneva. E il figlio non era molto entusiasta. E infatti diceva, ma parlava di salute personale, di come mantenere pulito l'ambiente circostante, parlava di cibi e di cose analoghe materiali di scarsa importanza. E quindi il figlio era tutto sommato deluso. Da un maestro così grande si sarebbe aspettato molto di più e di meglio, invece era stata una noia infinita quella lezione. Al che il padre dice, ma cosa stai dicendo? Ti sembra di aver ascoltato cose irrilevanti ascoltando quegli argomenti sulla vita pratica, sulla salute, sull'ambiente? Sono questioni di vita e di morte quelle che hai ascoltato, ragazzi. Cioè, quello che riguarda la salute e il benessere degli esseri umani è di per sé di importanza spirituale e rientra fra gli obiettivi della Torah stessa. Ricordate che nella Birkat Hamazon, che si recita dopo i pasti, si dice Refuat HaNefesh o Refuat HaGuf, si invoca la salute dell'anima e la salute del corpo. La salute del corpo è indispensabile, come è indispensabile la salute dello spirito. E come dicevo prima, l'uomo è formato di due mondi, di due componenti, la componente dello spirito e la componente del fisico, della materia. Per cui ascoltare questi argomenti e ascoltare una lezione che fa progredire e fa risanare anche e soprattutto sul profilo spirituale. Invece il figlio di Rav Unna pensava che se non si ascoltavano lezioni un po' astratte sullo spirito non si diceva niente.